tu metti, ci sei te, c'è tua madre, ma poi appare anche la madre di tua madre, appare anche nonna Diana, che sarebbe la madre di tuo padre, appare anche la madre della nonna Diana, appare comunque una catena lunga e antica di relazione, soprattutto tra donne, tra madri e figlie, come una sorta di eredità, come dire, in cui c'è un'abitudine all'infelicità. Come dire, noi ereditiamo e in qualche modo tendiamo a trasmettere, anche inconsciamente o proprio per incapacità, non per cattiveria, come dire, una mancanza di cura, una mancanza di ascolto, una mancanza di alfabeto sentimentale, di linguaggio d'amore, perché, come dire, anche i nostri nonni, i nostri bisnonni e ancora prima chissà, si sono trasmessi tutto questo. E la cosa che mi ha però colpito è che tu dici, Marina poi a un certo punto ha scelto la malattia, come dire, un'altra malinconica doc diceva, la Dickinson, il paradiso dipende da noi, che è un po' l'altra faccia dello stesso discorso. Come dire, la cosa che ti fa vivere, cioè che ti dà come disperata vitalità questo libro, è il fatto che, come dire, è vero che noi ereditiamo e tendiamo a trasmettere quello che abbiamo ereditato in qualche forma analoga o differente, ma sempre quello che abbiamo ereditato, ma c'è anche la possibilità, come dicevo prima, di un volo, di un altro volo. La malattia tu la descrivi a un certo punto come l'estremo grado, non ci avevo mai pensato in questa forma, come l'estremo grado di chiusura di un essere umano, cioè questa sorta di egoismo, di ingratitudine. Tu parli spesso di ingratitudine. Niente è abbastanza, non ti accorgi di quello che ti viene dato, niente mai fatto bene, perché sei chiuso nel tuo pozzo, nel tuo dolore. E come dire, la scelta tua invece di spiccare un volo, che è proprio imparare ad esempio la fiducia e la gratitudine, proprio come dire, quello che tua madre forse non è riuscita a sviluppare pienamente, anche se poi bellissimo questo rapporto di te e Marina, che passa attraverso il conflitto inevitabile, come a sua volta Marina è passata dal conflitto con sua madre, tra l'altro bellissimo quelle pagine del diario di ragazzina di Marina, in cui ma delle cose che credo che abbiano vissuto tutto: mia madre non mi capisce, io e mia madre non ci capiamo, non riusciamo a parlare, ma possibile, dice, un rapporto così importante, noi siamo riusciti a parlare 4-5 volte nella vita, e credo che ciascuno di noi, in fondo, veramente, con i propri genitori, se non fa un lavoro di diversità, cioè i momenti in cui si trova il linguaggio giusto per dirsi delle cose, per entrare in contatto, in empatia profonda, sono rari. E uno di questi 4-5 momenti è quando a lei vengono le mestruazioni, e lei gliele spiega con quell'incapacità che hanno tutte le madri di spiegare queste cose enormi, cioè molto, molto, come dire, vero, che veramente tocca gli esseri umani in generale.